Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappa e oggi siamo in un nuovo video. In questo video vi parlo come ho ricevuto Microsoft Edge su Windows 8.1. Iniziamo! Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di come ho ricevuto Microsoft Edge. Piccola premessa, io Microsoft Edge l'ho usato a scuola su Windows 10 e io già so com'è l'interfaccia, è molto carina perché è molto semplice, intuitiva. È facile da usare. Ma ora passiamo al video, al cuore del video. Ragazzi, tutto è cominciato ieri, qualche giorno fa. Stavo spegnendo il computer quando mi appare la schermata di installazione di ben 152 aggiornamenti. Questo cos'è? Allora, stavo dicendo che praticamente stavo installando gli aggiornamenti che non funzionano, ragazzi, neanche in Microsoft Store, che ha contatto Microsoft su Messenger e loro gli spiego un pochino cosa è successo. E dopo che il giorno dopo ho preso il computer, ho installato gli aggiornamenti e mi è apparsa questa schermata di benvenuto in Microsoft Edge. Io all'inizio non sapevo cosa fosse. Ho fatto avanti, 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 avanti. Vabbè, l'ho continuato così almeno. E niente, dopo mi è partito Windows. Allora, come ho ricevuto questo aggiornamento? Questo aggiornamento l'ho ricevuto tramite Windows Update. Per chi non sapesse cos'è Windows Update è un servizio che dà la Microsoft che in automatico, quando il computer è connesso a internet, scarica degli aggiornamenti che aiuta a migliorare la sicurezza e la stabilità del PC del computer. Potete impostarlo che installa il vostro computer in automatico. Fatemi sapere qui sotto se volete che faccia un aggiornamento, un video su come installare un aggiornamento su Windows. Sarei felice di farlo. Allora, il lato positivo di questo browser web che protegge la privacy. A me questo, per me questo è importante, che mi protegga la privacy. Io, ripeto, ci sono abituato su Windows 10 che usavo a scuola, perciò per me è il must, mi ci sono abituato. Bene, ragazzi, questo era il mio video su come ho ricevuto Microsoft Edge. Bene ragazzi, con questo video è tutto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche qui sotto per non perdervi nessun video. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!